a tutti e benvenuti nella mia cucina. Mi chiamo Anna e per chi non mi conoscesse già sono Anna Panzetta in cucina. Nel mio blog mi piace trascrivere tutte le ricette che preparo nel quotidiano per la mia famiglia e si tratta di tutte ricette semplici e di veloce realizzazione. Mi piace cucinare con gli ingredienti che si trovano di solito in frigo senza cercare essere costretta ad andare a cercare quell'ingrediente particolare che molte volte non sappiamo neanche di che cosa si tratta. Uso molto le basi pronte. Parlare di basi pronte significa parlare, si apre un mondo dietro le basi pronte, nel senso che si possono preparare un'infinità di ricette di varie categorie. Ci sono gli antipasti, i primi, i secondi, i dolci, un'infinità. Io ho avuto il piacere di conoscere la Stouffer, ho provato tanti dei suoi prodotti e mi sono piaciuti. Ed è per questo che anche con le basi pronte mi sono affidata a questa marca. In realtà non mancano mai nel mio frigo. Oggi voglio presentarvi una ricetta che mi rappresenta e, essendo napoletana, è facile intendere che voglio presentarvi la ricetta della pizza. Ovviamente, per realizzare questa ricetta ho bisogno di due basi pronte e è scontato che io usi quelli della Stouffer, perché lo faccio sempre, in quanto sono basi buone, si lavorano bene e secondo me c'è anche un buon rapporto qualità-prezzo. E quindi anche se non le inserisco nella lista della spesa, le acquisto spontaneamente, così non ci penso neanche, le metto direttamente nel carrello. Quella che vi presento oggi è la ricetta della parigina. Per realizzarla ovviamente prendo le basi e poi vi racconto gli ingredienti. Nel frattempo accendo anche il forno, perché come vi ho detto, per realizzare questa pizza ci vuole pochissimo. Allora, abbiamo bisogno per la realizzazione della parigina di una base per pizza, base di pasta sfoglia, 200 g di prosciutto cotto, 300 g di provola, 300 ml di passata di pomodoro, un pizzico di sale, un filo di olio e un tuorlo per spennellare. Cominciamo dalla base della pizza. La parigina si può preparare anche con la base della pizza che prepariamo noi in casa, ma ovviamente la base pronta è comodissima e poi è buona. Ok, la bucherelliamo con i lembi della forchetta. Poi prendiamo la passata di pomodoro, la condiamo con un filo di olio, un pizzico di sale, mescoliamo e la versiamo sulla base, lasciando un centimetro più o meno libero il bordo. Il bordo pulito ci servirà poi per sigillare i lembi delle due sfoglie, delle due basi. Ok. Poi mettiamo il prosciutto, che io mi avvicino. Poi prendiamo la provola, guardate com'è fresca, è ancora piena di latte. Mettiamo qualche fettina. Poi io faccio un altro strato di prosciutto. Per ultimo mettiamo quest'altre due fettine di provola.
Ecco qui. E poi copriamo il tutto con la pasta sfoglia. Io la bucherello prima, altrimenti poi una volta appoggiata diventa più complicato. La bucherello un po' sempre con i lembi della forchetta. Poi la appoggio e vado a coprire il tutto. Sigilliamo i bordi. Poi per ultimo spennelliamo la superficie. Questa cuoce in forno ventilato a 180 gradi per circa 30 minuti. La mettiamo in forno. E mentre le cuoce, noi ci prendiamo un caffè. La pizza è pronta, andiamola a prendere. Guardate che delizia! Pochi minuti per una cena fantastica. La tagliamo. Guardate un po', è ancora bella filante la provola. Guardate che delizia. Ecco qui. Eccola qui. Visto? Pochi minuti per una preparazione deliziosa. Intanto io la vado ad assaggiare. Saluto voi e vi ringrazio di essere stati con noi, ma soprattutto saluto e ringrazio la Stouffer per i suoi prodotti e per avermi dato la possibilità di essere qui con voi. Grazie mille e arrivederci a presto.